incontro l'abbiamo voluto per presentare il nostro nuovo organigramma di cui mi onoro di fare parte, quindi per questo ringrazio il Presidente che mi ha dato questa opportunità di entrare a far parte di una società così, ci tengo a dirlo, importante e prestigiosa. Cercherò di dare per quello che posso il mio contributo affinché l'espansione e la crescita di questa società vada avanti più velocemente e meglio possibile. È un organigramma piuttosto ampio e le novità sono davvero tante, nel senso che rispetto al passato, al di là di alcune figure storiche che ovviamente sono state confermate, ma non in quanto storiche, ma in quanto assolutamente positive, ci sono tante persone nuove che sono andate a far parte della nostra organizzazione e che siamo certi potranno dare un contributo importante. Leggerò quello che è l'organigramma, poi ne darò una copia ai giornali, perché ovviamente sono abbastanza ampio, ma vorrei soffermarmi su alcune cose. Molto velocemente, il presidente onorario continuerà ad essere Piero Lovera, il nostro presidente Emilio Orsillo, io mi occuperò della direzione generale, abbiamo Nicola Scaccia come direttore sportivo della società, il nostro segretario generale Giuseppe Barcellona, il tesoriere Francesco Lavanga, Raffaele Dragone, il responsabile del settore giovanile, Carlo Nobile, responsabile della scuola calcio, una delle figure nuove che sono entrate in società. Francesco Spagnolo è un'altra delle figure nuove, si occuperà dell'ufficio stampa e sarà con il doppio ruolo anche team manager della prima squadra. Simona Ragusa è un'importante novità di questa società, è la nuova responsabile commerciale marketing. Abbiamo istituito un settore nuovo che si occuperà dell'organizzazione dei tornei interni e sarà un'organizzazione stabile che farà capo a Sergio Colangelo. In merito al torneo Città di Settimo, che è stato organizzato per la prima volta lo scorso anno, quest'anno sarà la seconda edizione e anche in questo caso avrà una bella espansione, se ne occuperà Walter Giachino, che è un amico e che sono molto contento che ci darà una mano, e con lui stiamo studiando anche altre importanti collaborazioni. Da quest'anno la segreteria avrà una nuova, diciamo così, sezione dedicata interamente alla scuola calcio, se ne occuperà Angela Angelone. Abbiamo alcune persone che già quest'anno erano al settimo, il responsabile arbitri che è Lorenzo Ferrone, responsabile magazzino Elio Tavaglione, manutenzione campi Cipriano Benchi e biglietteria Massimo Garzia, che poi in realtà si occupa anche di tante altre cose all'interno della nostra società. Barcellona, segreteria generale. Chiaramente poi vabbè, passiamo un po' di più alla parte quella tecnica, che magari è più interessante anche per i giornali. Per la prima squadra abbiamo detto direttore sportivo Nicolino Scaccia, allenatore Cristian Viola, che è qui presente, allenatore in seconda Paolo Callegari, il preparatore atletico Saverio Agostino, il preparatore di portieri Giorgio Celano, il team manager Francesco Spagnolo, il dirigente accompagnatore ufficiale Renato Borrello e il fisioterapista Pietro Di Meo, quindi uno staff collaudato, con qualche novità, ma che siamo sicuri insomma potrà fare bene in questa avventura di campionato di eccellenza che ci aspetta. Per il settore giovanile, il responsabile Raffaele Dragone, che non è qui ma per motivi personali, però è qui con noi. Le squadre sono affidate gli allievi a Gigi Serra, gli allievi fascia B 2000 a Luca Marrella, i giovanissimi a Rocco del Sonno, i giovanissimi fascia B a Michele Signoriello, che è una novità, proviene dal Vantiglia, il preparatore di portieri anche qui è Giorgio Celano, che quindi farà un po' di straordinari, e il preparatore atletico Andrea Ossola. Molte delle novità sono invece rispetto alla scuola calcio, l'organizzazione della scuola calcio, già vivo. Responsabile è Carlo Nobile, quindi nuovo, arriva da San Mauro, abbiamo detto segreteria Angelo Angelone, gli esordienti 2003 saranno affidati a Saverio Bastino e Arrivo Dal Gassino,
di 2004 a Massimo Lopalco, che arriva da Barcanova, il Puccini 2005 a Somma, Pierluigi, che è stato confermato, il 2006 saranno seguiti da Carlo Nobile direttamente. Per quanto riguarda il Puccini 2007, Donatello Gasperini, che insomma, sicuramente conoscete tutti, è un giocatore di fama nazionale, quindi lo conoscete tutti. All'interno della scuola calcio graviteranno altre figure, un insegnante di psicomotricità che si chiama Micaela Ciobotaro, che si occuperà quindi di questo aspetto rispetto a tutta la scuola calcio, nello specifico si dirà anche i piccoli amici, e un preparatore portieri specifico per la scuola calcio che è Mattia Cormella. Abbiamo poi una serie di istruttori che si occuperanno dei piccoli amici, che sono Agatino Sino, Elio Sino, Davide Lipani, Antonio Di Vita, e poi insomma, chiaramente se le cose andranno come ci auguriamo, aumenteremo il numero degli istruttori in relazione all'aumento che ci aspettiamo che ci sia delle iscrizioni. Ovviamente rispetto all'organigramma prima squadra c'è collegato quello della Juniors, dove abbiamo un allenatore Stefano Brosini, che ha seguito per 2 anni gli allievi 98. È un allenatore che ha fatto molto bene, ha dato sicuramente lustro a questa società, ci aspettiamo che confermi questo lavoro, il suo sarà un lavoro di stretta collaborazione con Mister Viola, quindi insomma siamo convinti che la nostra linea giovane è una linea che ci potrà portare successo. Questo è un organigramma sul quale mi sento di scommettere, nel senso che tutte le persone nuove sono persone che potranno portare delle professionalità importanti, le persone confermate hanno dimostrato nel tempo di averle, e quindi io ho grande fiducia sulla stagione che si aprirà fra un'ora, per meno di un'ora, con la presentazione della nostra prima squadra. Ci sono i nostri giocatori, c'è il mister, il direttore, eccetera, eccetera. Quindi io direi che insomma, per quanto mi riguarda io non ho altro da aggiungere, ripeto, daremo delle copie del nostro organigramma e sono felice di dirigere questa società. Presidente, ha detto tutto lui, finisce qua, in bocca al lupo a tutti per la nuova annata. Soprattutto a te, io ho sentito che si va in campo perché ci dobbiamo salvare quest'anno, ma noi in campo andiamo sempre solo per vincere, vero? Per solo questo. In bocca al lupo a tutti. Grazie. Nicolino? Ma volevo Nicola, sì, ormai Nicolino per tutti, quindi va bene, Nicolino. Sono molto, ma molto soddisfatto del lavoro che abbiamo svolto, come dicevo anche prima, con il mister Viola e il team manager Francesco Spagnolo. Credo che la scelta dei giocatori per il prossimo anno è stata più che studiata, abbiamo scelto tutti atleti con un certo profilo, soprattutto caratteriale e a livello di mentalità, oltre che naturalmente tecnico. C'è un grande entusiasmo per essere tornati nella categoria che secondo noi compete al settimo, e siamo molto entusiasti soprattutto perché alla guida di questa prima squadra ci sarà Cristian Viola, che è stato una bandiera per 16 anni, che ha già un paio d'anni di esperienza da allenatore con la Juniores, con la quale ha fatto un lavoro strepitoso secondo me, l'ho seguito in questo anno e mezzo, e quindi abbiamo delle aspettative importanti e ripeto, abbiamo fatto un lavoro di squadra, un lavoro di gruppo molto importante, del quale sono molto molto soddisfatto. E poi parlerà al campo e vedremo. Abbiamo uno staff completo, uno staff dove c'è coesione, dove c'è gruppo, armonia, e quindi questo sono convinto che farà la differenza. Bene, io direi che a questo punto è quasi ora di passare per la presentazione della prima squadra. Di qui a una mezz'oretta in campo credo che faremo sfilare i nostri ragazzi e lo staff, e quindi insomma richiediamo di fare il termine della presentazione.
al termine della presentazione, che ci sarà un brindisi per celebrare questo momento che per noi è importante, che significa che stiamo ricominciando una nuova stagione e che il settimo è bello vivo e pronto, insomma, a inaugurare una stagione che ci auguriamo sia ricca di successi e soddisfazioni. Quindi mezz'oretta e procediamo alla presentazione della